persone sono quelle che dosano i chemioterapici, quindi abituate a... Siamo all'ospedale di Muraglia. Questa mattina siamo venuti a vedere come procede l'organizzazione della vaccinazione ai dipendenti di Marche Nord. La macchina organizzativa con cui è stata predisposta la vaccinazione per gli oltre 2200 dipendenti di Marche Nord funziona perfettamente. Tutto si sta svolgendo in modo ordinato in un'ala del padiglione 3 all'ospedale di Muraglia. È qui che dal 27 dicembre scorso stanno procedendo senza sosta tutte le operazioni vaccinali per i sanitari. Ad illustrare l'organizzazione quasi militaresca con cui entro febbraio verranno vaccinati quasi tutti i dipendenti è il direttore sanitario dell'ospedale Marche Nord, Edoardo Berselli. Il giorno 31 abbiamo cominciato per tararci a vaccinare 140 dipendenti. Li abbiamo fatti equamente distribuiti su Pesaro e su Fano, 144 per la precisione. Dal giorno 2 non ci siamo fermati mai, neanche con i festivi, sempre con numeri incrementali. Già il giorno 2 ne abbiamo fatti 150, poi abbiamo cambiato la sede, spostandoci da Pesaro a Fano, facendo una sede unica che è questa, e questo ci ha permesso ancora più di velocizzare il numero di vaccinazioni. Nei giorni feriali ne facciamo circa 200 al giorno, nei giorni festivi raddoppiamo e facciamo più di 400 vaccinazioni al giorno. Le vaccinazioni vengono preparate tutte dalla farmacia, di modo che abbiamo garanzia di efficienza, sterilità e produttività. Abbiamo già vaccinato più di 700 dipendenti, non ci sono state reazioni allergiche gravi, assolutamente non abbiamo avuto nessun problema e così continuiamo. Con il giorno 6 dovremo chiudere il primo giro di tutti i dipendenti che hanno dato l'adesione e faremo poi un'altra ulteriore data di recall verso la fine del mese di febbraio. Questo perché? Non tutti i dipendenti sono stati raggiunti e molti che avevano dato una non adesione all'inizio, un po' sollecitati dai colleghi, un po' visto che non sta succedendo niente di male, ma anzi è l'unica arma che abbiamo in questo momento per difenderci, stanno dando le adesioni. Nei confronti di quelli che non intenderanno vaccinarsi verrà preso qualche provvedimento, se ce ne sarà qualcuno, come è emerso nei giorni scorsi? Allora, provvedimenti non se ne possono prendere perché la scelta di vaccinarsi è una scelta libera. Ovviamente per un sanitario è un po' un fallimento se qualcuno non vuole vaccinarsi. Ci saranno delle limitazioni fisiologiche, poi ci sono alcune categorie che per forza, perché non tutti possono essere vaccinati, qualcuno che ha patologie per le quali non può essere vaccinato, quello è escluso dalla vaccinazione, ma è l'unica categoria a mio giudizio giustificata e quelli avranno percorsi protetti.